questo è un gruppo che ha lavorato serenamente per molto tempo, adesso probabilmente è il periodo più brutto che sta attraversando. E quando ho detto che avvertivo tensione domenica prima della partita perché c'era troppo silenzio, un po' di esperienza mi ha portato a pensare che probabilmente il problema era di troppa attenzione per il risultato, a parte la compagine avversaria che comunque era temibile. In questo momento manca il risultato. Abbiamo sbagliato molto domenica, oggi abbiamo fatto l'analisi video della partita, come sono abituato sempre il venerdì, e abbiamo sbagliato troppo in uscita, abbiamo esaminato gli errori che la squadra ha fatto, perché la prestazione tutto sommato l'abbiamo tenuta in piedi per larga parte, dopo ce la siamo complicata da sola. Campobasso in questo momento, se guardi la classifica, sembrerebbe una partita, diciamo, non scontata, ma sarebbe una classifica. Però il Campobasso, dopo l'arrivo di Silva, con questo nuovo modulo ha trovato una certa fisionomia, ha fatto dei risultati importanti, 7 punti in 3 partite, quindi una squadra temibilissima, una squadra che aspetta questa partita come un derby. Quindi ci sono tutti i presupposti per un'altra bella battaglia. Abbiamo preparato tutto nel migliore dei modi. Spero che la tensione non attanagli i ragazzi. Sto lavorando proprio per la serenità, per far capire che la spensieratezza del primo periodo deve ritornare ad essere quella che ha contraddistinto questa squadra. E speriamo che la voglia e l'abnegazione, il sacrificio ci dia ragione. Una partita molto molto temibile, però andiamo lì con a viso aperto. I ragazzi un po' tutti sanno io come la penso, nel senso che dobbiamo andare lì sapendo che in questo momento noi siamo in avanti in classifica e possiamo raggiungere ancora un traguardo importante senza farci prendere dal timore di che succede se non si dovesse fare risultato. Mister, contro il Materica, i primi 10 minuti, formazione con il 4-2-3-1, Tafili nei tre, dietro la punta, dopo il 2-0 è tornato al 4-3-3. Il 4-2-3-1 che abbiamo fatto con il Matelica è un 4-3-3, anche quello iniziale, perché nella mia idea di calcio il 4-2-3-1 è un trequartista. Lì è stato girato il triangolo per fare in modo che magari potessimo dar fastidio al loro facitore di gioco, che era Marsili, ma le caratteristiche di Tafili non sono le caratteristiche di un trequartista. Abbiamo solo ed esclusivamente girato il triangolo in modo da avere dei vantaggi, paradossalmente in fase di non possesso. Dopo siamo ritornati al 4-3-3, ma i moduli nel calcio valgono il tempo che trovano, e la funzionalità e le caratteristiche dei giocatori che fanno il modulo. Il 4-2-3-1 con un trequartista vero poi deve essere supportato da degli esterni che sono comunque di corsa, per poter dare equilibrio al centrocampo. In questo momento noi abbiamo praticamente dei trequartisti in avanti, perché il 4-3-3 che contraddisteva questa squadra prima in effetti era un 4-3-2-1 con due trequartisti, che era Fiore e Felice, è una prima punta di peso. Quindi vediamo anche in funzione, perché il 3-5-2, se messo male in campo, ti potrebbe dare noia. Abbiamo trovato diverse soluzioni. Non sono abituato a dare dei vantaggi alla squadra avversaria, nel senso che vediamo alla fine cosa abbiamo lavorato a delle soluzioni per poter neutralizzare, eventualmente far male al campo basso. Prima di tutto mancano i numeri, perché in effetti in questo momento io mi alleno con 16 giocatori, con 15 giocatori, ho Di Pietro e Scutti fuori, e quindi in effetti la maggior parte delle volte ci alleniamo con 16 giocatori, e adesso sto verificando anche qualche juniores che può fare al caso nostro, che abbiamo aggregato con noi, proprio per capire se ci sono dei giocatori che ci possono dare una mano anche per dare un valore aggiunto al settore giovanile, insomma, e comunque c'è qualcosa di abbastanza interessante.
Come numeri siamo un po' risicati e questi numeri ci danno nello stesso tempo poche alternative nel poter girare la formazione, perché di over ce ne sono pochi e comunque sono tutti degli stessi ruoli, quindi dal punto di vista così del poter fare qualcosa di camaleontico siamo un po' legati, ecco, in questo momento siamo legati a un 98 di movimento, 98 in porta, e vediamo adesso se qualcuno potrebbe essere rischioso così provare qualche 99 o sostituire il 98 con 99, cioè comunque dovrebbero essere dei giocatori anche della Juniores che lavorano di più con noi. Quindi quello che mi preme sottolineare è che è evidente che sono arrivato a fine mercato e il vestito non è quello che mi è stato cucito addosso, nel senso che sono io che mi devo adattare, però nel momento in cui ho accettato questo, voglio dire, devo poi trovare l'alchimia esatta per poter garantire a questa squadra di poter fare il meglio possibile. Ma guarda, il muso lungo, i giocatori sono abituati, quelli che non giocano, è giusto che abbiano il muso lungo, perché nel momento in cui hai qualcosa dentro e non giochi, se non ti innervosisci, se no vuol dire che non puoi fare questo mestiere. Cioè, io sarei preoccupato come allenatore se tengo fuori un giocatore, tra parentesi, non lo vedo incazzato, perché vuol dire che non ha niente dentro. Quindi è giusto che, è anche vero che quando uno ha il muso lungo e quando poi viene chiamato in causa deve dare qualcosa per poter dare la svolta alla squadra. Ecco, l'unica cosa che posso dire è che domenica quelli che sono entrati, da quelli che sono entrati mi aspettavo un cambio di marcia, perché è normale che sia dal punto di vista diciamo della qualità, perché poi sono entrati comunque degli attaccanti, ma anche dal punto di vista, perché poi tutti quanti ci beiamo dei quattro attaccanti, dei cinque attaccanti, ma poi vedi che ci sono degli attaccanti che corrono come i matti e corrono dietro agli avversari. Vediamo la Juve adesso, nessuno pensava che potesse giocare con il 4-2-4 e in effetti Mandzukic sta facendo l'esterno di grande sacrificio e sta dando un equilibrio. Quindi è la fortuna di tutti gli allenatori. L'allenatore deve trovare qualità e equilibrio. Nel momento in cui ci saranno dei giocatori che mi garantiranno questi sicuramente staranno in campo, al di là del nome, del cognome, dell'indirizzo e della data di nascita. L'anno scorso proprio a Campobasso ho fatto anche del finale campionato con 7 under e abbiamo fatto dei risultati vincendo anche a Matelica con 7 under in campo. Quindi voglio dire, non è, il problema è trovare l'equilibrio e i ragazzi con me sanno che se entrano nel mio ordine di idee, sicuramente chiunque avrà un posto. In questo momento, ripeto, il problema sono i numeri, che siamo un po' numericamente risicati, però ormai siamo questi, speriamo di recuperare Di Pietro e Scutti nel più breve tempo possibile, che almeno ci possono garantire anche, diciamo, qualcosa di diverso, come magari di poter anche impiegare Mensah in mezzo al campo, perché c'è la qualità per poter giocare anche in mezzo al campo, probabilmente è anche un posto a lui più congeniale. La scorsa ha fatto molto bene a Campobasso, arrivando centrando i playoff. Che accoglienza si aspetta nei suoi ex tifosi? Ma non lo so, perché sinceramente voglio dire, è una piazza che mi rimarrà sempre, a cui rimarrò sempre legato, perché quando uno fa così bene comunque ci sono successi sicuramente dei qui pro quo per il fatto che non, magari non ci hanno pagato, quindi sai, poi ci sono delle situazioni dove la gente si attacca, però io guardo il lato sportivo e credo che quello che abbiamo fatto noi, anche di dare la possibilità a questa società di poter disputare il campionato di Lega Pro con il ripescaggio, perché sono passate due squadre come la Vibonese e il Taranto con il fondo perduto di 250.000 euro che erano dietro al Campobasso. Quindi alla fine purtroppo la società non è stata in grado di poter accedere, no, probabilmente non aveva la potenzialità di poter fare questo ripescaggio. Quindi, sai, anche per i tifosi che ci avevano creduto di questa eventuale Lega Pro, sicuramente ci sono rimasti un po' male. Però
Poi in questo momento a Campobasso c'è tutta una serie di situazioni legate allo stadio parzialmente chiuso, al fatto che non possono venire i tifosi o gli avversari. Ci sono un po' di, tra virgolette, sfavamenti, quindi non si sa quello che si può trovare. Io sono con i miei ragazzi orgoglioso di quello che abbiamo fatto, poi vediamo. Insomma, io sono stato molto bene a Campobasso, quindi non posso dire diversamente.